segnarono la Grande Guerra del 14-18 a quelli più recenti, ben impressi nella nostra memoria, che sollecitano il nostro commosso reverente omaggio. Celebriamo qui anche quest'anno la triplice ricorrenza del 4 novembre, 103° anniversario di una vittoria che segnò il conclusivo ricongiungimento dell'Italia in ogni sua parte, il giorno dell'unità nazionale, così pienamente conseguita e consolidata, e la festa delle forze armate, che sono state protagoniste del formarsi dell'Italia unita e ne presidiano oggi le conquiste storiche e il nuovo ruolo nel mondo. Immolata nel sacello dell'altare della patria, guerra durissima, uscì dalla spaventosa tragedia rappresentata dalla prima guerra mondiale. Per le generazioni di oggi, noi ad oggi, sono più di 174 i militari italiani caduti in missione di pace. Si è concretizzato anche in ambito nazionale, sia sotto forma di concorso fornito alle forze dell'ordine. Vengono ora resi gli onori al prefetto di Termini, dottor Emilio Dario Sensi, che passerà in rassegna lo schieramento, accompagnato dal direttore del Let's go.